Che cazzo suona? Io sta voce un po' da trance stasera, ma è così. Papella, dove sei? Bacio a tutti, sono senza mutande rosse. Eccoci qua, ciao a tutti, buonasera a tutti, buonasera a tutti per questa live. Come mi sembra sia accaduto, la notifica non è arrivata. Noi faremo la live anche senza persone collegate. Poi possiamo aver avuto delle situazioni positive, delle situazioni negative. L'importante è aver imparato. Diciamo, dagli errori commessi e anche imparato dai successi avuti, perché gli errori commessi dobbiamo cercare di evitarli, i successi avuti dobbiamo cercare di imparare di duplicarli migliorandoli ancora. Intanto tutto è migliorabile, tutto può essere migliorato, può essere cambiato, può essere trasformato, per cui dovremmo definire degli obiettivi precisi. Ma non perché dobbiamo raggiungere, l'obiettivo ci dà la motivazione. Poi se lo raggiungiamo, diciamo, ovviamente va benissimo, però potremmo anche fare molto di meglio rispetto all'obiettivo. L'obiettivo deve indicarci la direzione in cui andare. E poi una volta che prendiamo la direzione, dobbiamo cercare di mantenere questa direzione e di avvicinarci all'obiettivo. Ma potremmo anche variare per un po' direzione, anzi, paradossalmente. Variando di continuo le direzioni, sembrerebbe nel breve periodo di non avvicinarci all'obiettivo, però variando sempre riusciremo in qualche modo ad arrivare sempre verso l'obiettivo e a raggiungerlo. Quindi questo è fondamentale, non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo abbatterci. Ecco, il messaggio che voglio mandare soprattutto è questo, non dobbiamo mai abbatterci. Perché nel momento in cui ci abbattiamo, nel momento in cui rinunciamo, abbiamo perso. Possiamo perdere una battaglia, ma alla fine vincere la guerra. Perché vince la guerra chi vince l'ultima battaglia. E l'ultima battaglia la vince chi non si arrende. Perde la guerra chi perde l'ultima battaglia. Può perdere l'ultima battaglia soltanto chi si arrende. Se una battaglia va male, diciamo, lecchiamo le ferite, ci riorganizziamo e ci ripresentiamo più decisi di prima. E quindi la resilienza, la capacità di resistere agli urti della vita, perché sicuramente la vita ci dà degli urti, ma questi urti sono sicuramente importanti perché, come dire, ci faranno crescere, ci fortificheranno, ci renderanno persone migliori se le affrontiamo nel modo giusto. Quindi noi non dobbiamo mai mollare. Dal primo vagito all'ultimo respiro dobbiamo sempre manifestare la nostra volontà di andare avanti. Va bene, un saluto a tutti, buon inizio di un nuovo anno. Ciao a tutti, grazie di tutto. La messa è finita, evacuate in pace. Usate la carta igienica, non usate le mani per lavarvi. O un asciugamanino, qualcosa, insomma.